Nel momento in cui i microrganismi patogeni invadono un organismo provocando delle modifiche sia a livello anatomico che a livello funzionale, si parla di infezione batterica. Negli uomini un'infezione batterica può essere provocata direttamente dalla trasmissione di microrganismi da un soggetto ad un altro oppure in maniera indiretta attraverso liquidi, indumenti e altre fonti di contaminazione. Nonostante le sostanziali differenze che ci sono tra le diverse malattie di origine batterica, in linea generale le infezioni portano a febbre più o meno alta e a sintomi che sono molto simili a quelli influenzali, ovvero stanchezza, mal di gola, mal di testa, tosse, dolori articolari, eccetera. Le infezioni batteriche vengono solitamente curate facendo ricorso agli antibiotici, tuttavia non esiste una cura generalizzata e la terapia risulta sempre stabilita e seguita dal, dal medico. Un'infezione batterica consiste nell'invasione e nella successiva moltiplicazione dei batteri all'interno dei tessuti oppure nel sangue di organismi superiori. Affinché insorga un'infezione nell'uomo, la patogenicità del batterio deve superare quelle che sono le capacità difensive dell'organismo. In caso contrario, i germi vengono sovraffatti e distrutti senza danni evidenti per il tessuto dell'ospite. Pertanto, per generare un'infezione in un organismo sano, il microorganismo deve essere in grado di superare le barriere esterne dell'organismo, deve essere patogeno, ovvero deve essere in grado di esercitare un'azione lesiva e deve essere presente in quantità sufficiente da superare la reazione difensiva che viene messa in atto dall'organismo. La malattia infettiva è quindi l'insieme dei segni o dei sintomi che si manifestano a livello locale che derivano da un'infezione batterica ed è il risultato dell'interazione che si viene a determinare fra l'agente microbico e le difese dell'organismo. Ma cosa può favorire un'infezione? L'infezione può essere favorita da quelle che sono le capacità difensive o meno dell'organismo e da quella che è la patogenicità del batterio. Se il potere patogeno è modesto ma le capacità difensive dell'organismo sono inferiori alla patogenicità stessa, si avrà un'infezione di tipo opportunistico, cioè patogeni assolutamente innocui per i soggetti sani possono provocare infezioni se le difese per un qualsiasi motivo risultano deboli. È il caso per esempio dei soggetti immunodepressi che non riescono a contrastare l'azione patogena anche di modeste cariche infettanti. Se le capacità difensive sono invece uguali alla patogenicità, l'ospite viene definito portatore sano. In questo caso i germi patogeni possono persistere in maniera inoffensiva e riprodursi senza comunque raggiungere un numero tale da indurre infezione. E quindi si riproducono per un tempo indefinito nel tessuto dell'ospite tutti i fattori che contribuiscono ad indebolire le difese dell'uomo o a permettere il superamento da parte degli agenti patogeni possono favorire l'infezione. Ma quali sono questi fattori? Possono essere distinti in fattori generici e fattori specifici. Per quanto riguarda i fattori generici possiamo far cenno alla malnutrizione, alle scarse condizioni igieniche, possiamo far cenno a malattie metaboliche o a malattie debilitanti, oppure alla presenza di ambienti particolarmente affollati, eccetera. Per quanto riguarda i fattori specifici, possiamo fare riferimento a tutti quei trattamenti che riducono le difese organiche dell'individuo, oppure possiamo fare riferimento a tutti quei trattamenti che alterano la normale flora batterica endogena, oppure ancora... Possiamo fare riferimento a tutti quei trattamenti diagnostici e terapeutici che possono introdurre microrganismi nelle cavità o nei tessuti corporei, tipo, tipo cateteri, apparecchiature per inalazione, respirazioni assistite, eccetera. Nei pazienti ospedalizzati, la contemporanea presenza di più fattori predisponenti unitamente all'elevata concentrazione di soggetti portatori di agenti patogeni, implica un aumento dell'incidenza delle infezioni. Andiamo adesso a vedere come avviene e da quali fasi risulta caratterizzato il processo patogenetico legato all'attacco batterico. Il processo patogenetico risulta caratterizzato da diverse fasi, una fase di esposizione, una fase di adesione, poi abbiamo la fase di invasione e proliferazione ed infine la fase di induzione e danno tessutale. Le prime due fasi, ovvero la fase di esposizione e la fase di adesione, rappresentano nel complesso il momento della colonizzazione. Nel momento invece in cui i microrganismi invadono un organismo provocando modifiche a livello anatomico e a livello funzionale, si passa alla fase successiva che prende il nome di fase di infezione batterica. L'infezione a questo punto può risolversi spontaneamente oppure può progredire dando luogo alla malattia, quindi questa rappresenta l'ultima fase. Ma andiamo a trattarle singolarmente. Per quanto riguarda l'esposizione, dobbiamo dire che il microrganismo, quindi il batterio in questo caso che entra in contatto con l'ospite, può avere differenti provenienze, in quanto può provenire dall'ambiente circostante, quindi dall'aria, dall'acqua, dal terreno e si parla in questo caso di infezione esogena, oppure può essere già presente all'interno dell'ospite, quindi parleremo in questo caso di infezione endogena. Oppure ancora Può essere portato nell'ospite da animali, parleremo in questo caso di zoonosi. L'interazione può avvenire o direttamente da persona a persona o indirettamente attraverso l'utilizzo di vettori animati, quali insetti, artropodi, ematofogi, oppure vettori inanimati, quali per esempio i fomiti. La fase successiva prende il nome di adesione. In questa fase il microorganismo tende ad attraversare la cute e raggiungere l'interno dell'ospite in maniera diversa, attraverso differenti porte di ingresso che possono essere rappresentate dalla bocca, dal naso, eh, dal tratto urogenitale, eccetera, oppure attraversando la cute dell'ospite mediante meccanismi passivi o attivi. Quali per esempio la presenza di soluzioni di continuo, tipo ustioni, abrasioni, oppure attraverso traumi accidentali, che possono essere dovuti alla puntura eh, di un insetto, al morso di un artropodo, eccetera, eccetera, oppure ancora attraverso le dita contaminate che frequentemente portano materiale infettivo alla congiuntiva. Una volta raggiunta la superficie degli epiteli, il microrganismo dovrà contrastare e superare i meccanismi di difesa dell'ospite. Inizia in questo modo la fase di invasione. Dopo la fase di colonizzazione mucosale, segue la fase di migrazione batterica verso la sottomucosa, dove il batterio, attraverso l'azione di enzimi, inizia la fase di penetrazione all'interno dei tessuti distruggendo l'epitelio. Infine abbiamo la fase di replicazione. Una volta raggiunti i tessuti, i microrganismi iniziano la fase di replicazione, raggiungendo delle concentrazioni tali da originare un focolaio di infezione. Una volta invasi i tessuti dell'ospite, il microorganismo spesso rimane circoscritto al sito d'ingresso, quindi in questo caso abbiamo una infezione superficiale. In altri casi, invece, esso può anche raggiungere il circolo linfatico o il circolo ematico, e si parla in questo caso di infezione sistemica.